Grazie Presidente. Parliamo di un problema che recentemente ha visto un dibattito crescente, il Vivibistrò, che è un punto ristoro all'interno di Villa Pamphili, che probabilmente tutti noi conosciamo, tutti i frequentatori della villa conoscono, è la villa più grande di Roma che è presente appunto al suo interno come unico punto dove si possono utilizzare i servizi, si può appunto avere un supporto a tutte le attività che vengono svolte nella villa di tipo sportivo, ludico, e c'è un problema che la proroga della concessione di questo bene, che è di proprietà comunale, scadrà il 2 di gennaio prossimo. Motivo per cui l'intenzione dell'Aula è quella di chiedere innanzitutto di procedere rapidissimamente ad attivare la procedura per la riassegnazione del bene, quindi un bando pubblico attraverso il quale sarà ristabilito un contratto di concessione del bene, che ripeto è di proprietà del comune e che quindi deve essere assegnato con le tramite gli iter che sono previsti dalla legge. Secondariamente, nelle more della conclusione di questo iter, chiediamo sostanzialmente che venga applicato quello che già viene applicato ad altri beni che fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Roma. Io personalmente conosco bene la norma transitoria del regolamento impianti sportivi comunali, parliamo di una settantina di strutture che hanno concessione scaduta ma che offrono un servizio che ha un valore dal punto di vista sociale. Sono strutture che devono essere tutelate e quindi non vanno chiuse perché, come sappiamo bene, una struttura chiusa poi è soggetta ad atti di vandalismo, deperimento e quant'altro. Quindi dovremmo, non solo avremo l'interruzione del servizio alla cittadinanza, ma anche dovremmo assumere l'onere di custodire e di vigilare la struttura, che comunque non essendo più manutenuta andrebbe comunque a deperire. Chiediamo quindi, nelle more della conclusione del bando e dell'assegnazione della gara al nuovo aggiudicatario, di dare continuità alle attività e quindi attraverso la previsione che appunto già è applicata in altri ambiti, quindi richiedere il pagamento di una indennità di occupazione, far sì che il Vivibistrò non chiuda e continui ad offrire i propri servizi a tutti i cittadini che appunto sappiamo apprezzano quello che la struttura offre. Grazie.